strillo della bellissima sveglia d'argento che teneva sul comodino, un regalo di nozze di una sua carissima amica, la svegliò bruscamente dal sonno e da un sogno stupendo che avrebbe voluto continuare a sognare. Si trovava su una spiaggia assolata. Non avrebbe saputo dire quale, ma era sicuramente una delle tante pittoresche spiagge della sua amatissima Napoli, che assomigliava molto a lei nelle corde più nascoste del suo cuore, calda, appassionata, solare, generosa. A Sonia piaceva pensare a quella forma di simbiosi con la sua città, da quando sua madre, nell'infanzia, le aveva raccontato una delle tante leggende legate al nome partenopeo della sua terra. Partenope era, secondo un'antica tradizione, una fanciulla greca osteggiata dai suoi familiari nell'amore ardente che provava per Cimone, dal quale era ugualmente ricambiata. La fanciulla, bellissima, amava fermarsi sulla riva del mare per scrutare e immaginare i mondi e i popoli che vivevano oltre l'orizzonte, nella speranza di una vita possibile, piena di amore, con il suo uomo. Ma dove andare? Si chiedeva, mentre il vento le rialzava e le inanellava i lunghi capelli biondi e le gonfiava le bianche vesti. Come affidarsi ai flutti, forse senza alcuna speranza di ritorno? Dove fermarsi, se non su terre inospitali, dove gli uomini non amano la bellezza e dove non ci sono templi, alberi, rose, dove il sole pallido è soffocato dalle nuvole? Ma un giorno il dio del mare, che aveva compreso la tacita richiesta della fanciulla, volendo donarle la felicità, guidò la fragile imbarcazione che i due amanti, ormai decisi a fuggire, erano riusciti a procurarsi, su una terra divina, dove il mare convive con verdi colline e con un vulcano ardente di fuoco, dove, in profonde vallate, i due giovani sperimentarono il loro amore, seminando baci nella bruna pietra dei campi flegrei e nei giardini ricamati da mille fiori diversi e variopinti. E fu così che Partenope è diventata, nel tempo, la madre, la signora, il simbolo stesso di una città luminosa e appassionata, mentre il suo spirito continua da 5.000 anni a correre tra spiagge e vallate, ad affacciarsi sulle colline e sulle rupi, a ubriacare d'amore tutte le notti stellate, a far sentire il suo canto e il suo profumo disperso nell'aria. Sonia ricordava spesso questa storia e le piaceva pensare a Partenope come se fosse un'amica, una sorella, forse se stessa. E lei continuava, nel sogno, a correre sulla spiaggia assolata, verso il mare infinito, verso una voce o più voci che la chiamavano e la riportarono a una più brusca realtà. Ringraziamo l'attrice Tiziana Narciso per la sua bellissima lettura. E Grazie, ora sì, un applauso per Anna Maria. Allora, a questo punto però chiederei ad Anna Maria Buonamore di spiegarci perché Partenope. allora, la cosa è andata così. Cioè, mi ero un po' inventata la storia, poi inventata fino a un certo punto in realtà, perché alcune cose sono defunte da storie e da situazioni che io ho ricavato dai social, dai mass media, dai giornali. Alcune cose sono realmente accadute. Non dirò a chi, anche perché insomma, non è carino, ma forse neanche mi ricordo. Però alcune situazioni sono reali o almeno realistiche, molto verosimili. Cercavo una località in cui inserire comunque questa storia, che non fosse Roma, che è la mia città, che è bellissima e che amo, però poi mi è venuta in mente la città di Napoli, perché Napoli, con la sua bellezza, con le sue bellezze naturali, con la sua solarità, il sole, con la sua musicalità, mi sembrava che potesse fare da sfondo perfetto per questa figura della protagonista di Sonia, che, come abbiamo detto prima, è una giovane signora, bella, appassionata,
solare che è assolutamente in simbiosi forse con la sua città. Ora, che c'entra Partenope? Mi era capitato in quello stesso periodo di leggere Le leggende napoletane di Matilde Serao, che ricorderete, è stata una giornalista e scrittrice importante che è venuta a mancare nel 1927, candidata spesso al premio Nobel per la letteratura, anche se poi in realtà non l'ha mai avuto, ma insomma, molto brava. E tra queste leggende napoletane c'era appunto la storia di Partenope. Ora, è vero che di questa storia ci sono varie versioni, ma a me è piaciuta proprio tanto quella di Matilde Serao, in cui si diceva che Partenope era una giovane fanciulla greca innamoratissima del suo Cimone, ma che non aveva la possibilità di sposare perché i genitori non erano assolutamente d'accordo. E quindi Partenope, innamorata del suo Cimone, che poi ha pregato il dio del mare di aiutarla, e quindi poi su una fragile imbarcazione sono giunti sul litorale campano, dove poi sarebbe stata fondata la città di Napoli. E sappiamo dalla storia in realtà che la città di Napoli fu costruita, fu fondata da alcuni cittadini di Cuma, che tra l'altro la costruirono su una precedente costruzione. Tant'è vero che Napoli deriva il nome da Neapolis, che secondo l'etimologia greca vuol dire proprio città nuova, perché in realtà precedentemente in quegli stessi luoghi era stata costruita un'altra città, Palepolis, che era in realtà la città vecchia. Ora, questa è la storia, diciamo, grosso modo, non entriamo in troppi particolari, però Partenope, secondo alcuni, sarebbe stata la fondatrice di Napoli. Forse, secondo altri, era una sirena che è andata a morire sul litorale campano. Ripeto, ci sono varie versioni, però a me è piaciuta questa e quindi ho spiegato perché Napoli, ho spiegato perché, almeno credo di essere stata chiara, perché Partenope è così importante per questa città. Sì, ringrazio. Sì. Prego, volevi dire ancora qualcos'altro? Scusami, vedevo che. Non so se voi volete chiedermi altre cose, non so. Quindi Partenope, cioè, c'è in tutto il libro una forma di analogia tra Sonia e Partenope, perché Sonia si sente un po' come Partenope. E quindi la considera una sorella, un'amica e, come dico nel libro, anche forse se stessa. Certo, poi succederanno delle cose, degli eventi molto spiacevoli, però la figura di Partenope continuerà a seguire Sonia un po' in tutto il libro e poi qualcuno leggendolo vedrà perché è così importante. Ringraziamo Anna Maria Buonamore per questa interessante spiegazione. E io ci tenevo a dire che si tratta di un libro, come si è visto, dotto con molti riferimenti culturali per quanto riguarda la storia di Napoli, ma non solo, perché c'è un capitolo dove si parla pure un po' della storia di Roma. E poi ci sono molte citazioni letterarie che impreziosiscono il libro, però allo stesso tempo riesce a essere avvolgente, ecco, è un libro che veramente si legge tutto d'un fiato. Quando lo inizi a leggere non riesci a smetterlo fin quando lo finisci. E veramente, ecco, ti prende un libro scorrevole. E tra l'altro, l'aspetto che mi ha colpito subito del romanzo Rinascita di Anna Maria Buonamore è la sua delicatezza nell'affrontare tematiche tanto ostiche da trattare. E dall'inizio abbiamo quasi idilliaco di una famiglia che sembra quasi perfetta, però appunto quasi, perché già dal sogno della protagonista, questo sogno della protagonista, come abbiamo visto, finisce con l'immergersi in una più brusca realtà, cioè lei dopo questo sogno torna in una realtà più brusca e già qui
avvertiamo come una piccola crepa, ma poi ci sono tanti segnali di queste crepe che mano a mano si insinuano nel libro, però sempre in maniera molto delicata, cioè entriamo nella vita di Sonia quasi in punta di piedi, però ecco, sono dei segnali che si fanno sempre più forti, abbiamo un crescendo fino al dramma, infatti lei ad esempio ha spesso delle fitte allo stomaco e poi capiamo che già da qui capiamo che c'è qualcosa che non va nella sua vita. Ma poi anche all'inizio, in questo quadretto idilliaco familiare, subito emerge la situazione lavorativa complicata di suo marito, il problema economico e poi anche qualche litigio che si comincia a vedere appunto all'inizio della storia. E ecco, quindi veramente è ammirabile questa sua delicatezza, sensibilità, eleganza nell'affrontare certi argomenti. E poi, tra l'altro, con un titolo così, ecco, in questo periodo, è chiaro che ecco, non si può non leggere un libro simile, perché chiaramente tutti abbiamo bisogno di rinascere in questa situazione assurda che stiamo vivendo. Però per il resto, ecco, non voglio dire oltre, perché spero che i lettori siano interessati a questo libro di pregio. E invece chiamerei di nuovo la nostra attrice Tiziana Narciso a leggere una parte molto coinvolgente, che rappresenta un po' una novità nella vita di Sonia Partenope. Prego. Cercò le sue labbra, che in un primo momento cercarono di ritrarsi, ma poi lei si abbandonò a un bacio lungo e molto, molto intimo. Lui le si incollò addosso e tutta la loro passione, a lungo repressa, emerse con tutta la sua forza. Non seppero dire quanto rimasero lì incollati contro il muro del vicolo. Li riscosse una voce di ragazzo molto divertito, che si era messo a ridere nel vederli, e aveva gridato una frase in dialetto che non avevano neppure percepito. Erano entrati in un'altra dimensione, in cui esistevano soltanto. Era quello, il loro mondo, il loro amore, la loro vita. Sonia si risvegliò per prima, tornando alla realtà, una realtà che avrebbe voluto fosse sua, fosse loro, una realtà che gli altri non avrebbero capito né approvato. Lo scansò. Si guardò intorno e lo pregò a voce bassa di accompagnarla al negozio come se nulla fosse accaduto. Ah, disse poi, questo è stato un momento di debolezza, dobbiamo dimenticarlo. Non voglio complicarmi la vita più di quanto non lo sia già. Sonia, rispose lui guardandola negli occhi, come puoi chiedermi questo? È stato il momento più bello della mia vita e sarà per me un ricordo stupendo. Anzi, vorrei che non fosse soltanto un ricordo. Mi sono innamorato di te dal primo giorno che ti ho visto. Sono pazzo di te. Abbiamo il diritto di essere felici. Sonia lo guardò un po' trasognata e un po' sconvolta. Quale diritto? Siamo entrambi sposati. Tu hai una bambina e io un figlio. Come potrei guardare negli occhi mio marito e il mio Lorenzo, sapendo di avere una doppia vita? Sono troppo sincera per vivere di menzogne. Non ho mai pensato di poter cedere ai compromessi nella mia vita. Ti prego, non mi mettere in difficoltà. Mi staccò da lui, un po' confusa, e se ne andò sui suoi tacchi alti e con i capelli che le ondeggiavano al vento. Lui rimase a osservarla finché non disparve dalla sua vista. Ringraziamo la nostra attrice. Grazie, che l'ha letto benissimo. Grazie, brava. Sempre un applauso a Anna Maria. Veramente brava. Grazie. Applauso a entrambe. E dunque, ora chiederei al nostro relatore Arduino Maiuri di fare, se vuole, qualche domanda ad Anna Maria Buonamore. Sì, allora, un'altra cosa che volevo segnalare, che secondo me è un pregio straordinario anche di un'opera, è che fino quasi in fondo io non riuscivo ad avvertire traccia del titolo, non riuscivo a comprendere il titolo, perché c'era un'alternanza di fasi descrittive e narrative molto consapevole. Ci sono appunto delle descrizioni dei periodi magistrali proprio molto ricchi, molto delicati, come diceva appunto prima l'editrice. E c'è la capacità di tratteggiare proprio, da un lato,
la sensazione, no, palpabile di ciò che appunto si avverte, si percepisce, e dall'altro ecco anche il meditato, non quello apertamente rivelato. Allora, a questo proposito, di Partenope abbiamo già parlato, però volevo ecco, fare un'altra domanda relativa proprio all'importanza dell'insegnamento anche in questo tipo di attività nella produzione letteraria, perché io, ecco, come ha detto anche prima l'editrice, ho ravvisato citazioni molto importanti da Leopardi, dalla Ginestra, Virgilio, riferimenti anche storici, Jacopo di Sannazaro, Corradino di Svevia, cose veramente che per i ragazzi sono un arricchimento anche culturale. Ecco, volevo sapere come avviene questa simbiosi, questa sinergia tra l'insegnamento e quindi l'aspetto didascalico e quello narrativo. Ma la cultura fa parte, come ho detto prima, della mia formazione. Io non posso dimenticarla né tralasciarla. Mi viene assolutamente spontaneo quando racconto una storia, o descrivo situazioni, paesaggi, automaticamente mi vengono in mente altre cose che io ho studiato, imparato, insegnato. Però ecco, l'abilità, secondo me, poi ripeto, non sono io a dover dire di essere così brava, lo dovranno dire altri se vogliono. L'abilità è cercare di non appesantire il discorso con queste citazioni, chiamiamole così, culturali, desunte dalla letteratura anche classica. Per me è una cosa spontanea, se parlo di una situazione me ne ricordo un'altra, io la inserisco. Il problema è che va inserita in una maniera assolutamente delicata e assolutamente naturale, altrimenti diventa una cosa in più, un appesantire la situazione, la storia, che poi magari può anche non essere gradita, può anche non piacere. Ora, io posso solo dire una cosa a mio vantaggio, se posso, se mi consentite. Io scrivo sempre in maniera molto delicata, anche quando parlo di situazioni drammatiche, ma è perché sono delicata io nell'insieme, e ripeto, sono molto sensibile e quindi per me credo che sia abbastanza naturale fare questo. Io posso dire solo una cosa, che quando io sfoglio dei libri anche moderni, qualche volta ho sfogliato anche qualche libro che era stato molto ben apprezzato nell'ambito del premio Strega, che io spesso leggo. Ho aperto il libro e c'erano delle parole un poco carine. Io ho preso il libro con tutto che mi pare di ricordare che avesse vinto un premio, ho richiuso immediatamente il libro e l'ho restituito al libraio perché a me sinceramente di leggere cose poco edificanti a me assolutamente non piace, non è questo il messaggio che la letteratura deve dare secondo me, perché la letteratura deve rendere l'uomo migliore. Quindi parlare di cose serie, di cose drammatiche, di cose tragiche che normalmente accadono nella vita di ognuno di noi, può anche andare bene, ma l'importante è saperle trattare appunto con discrezione e con delicatezza. Quindi per me è assolutamente naturale unire un po' le due cose. La storia secondo me è intrigante e avvincente. E poi ecco, parlando del viaggio che sogna fare a Roma con la famiglia, è chiaro che mi viene spontaneo parlare dei principali monumenti di Roma, anche perché però la cosa è inserita in una situazione per cui il bambino che vede il Colosseo si chiede: ma che cos'è questo monumento così grande? E vede le persone vestite da centurioni e dice: ma questi, ma chi sono, mamma, ma da dove vengono? Allora il tutto rientra poi in una situazione, ci rientra secondo me, io spero, in una maniera assolutamente naturale. Arduino Magliuri vuole fare qualche altra domanda alla nostra autrice o andiamo avanti?
Ah, soltanto una così di scorcio, rapidissima. Devo dire che questa cosa che ha detto Anna Maria è assolutamente vera, perché le immagini proprio fuoriescono, cioè, sono percepibili dal testo, oltre all'aspetto più meditativo, più delicato, appunto, anche detto non detto a volte, però ci sono anche delle immagini molto belle. Però mi veniva in mente una cosa, una piccola, così, ma un'eventuale rappresentazione, anche un film, qualcosa che possa, perché secondo me è dal punto di vista iconografico particolarmente stimolante, allettante. Quindi anche in prospettiva potrebbe essere anche rappresentato, questo chiedevo. Ma a me è anche venuto in mente, però non spetta a me decidere una cosa del genere. Secondo me è un libro che si presta molto anche a diventare un film, perché, ripeto, è una storia avvincente con tanti colpi di scena, quindi non manca assolutamente l'azione. È vero che a me piacciono tanto le parti meditative e contemplative, però l'azione è importante, serve, altrimenti tutto è una noia mortale. Quindi io ce lo vedo benissimo come film, però non spetta a me decidere questa cosa. Spero che qualcuno in qualche modo raccolga il tuo suggerimento che mi piace abbastanza, anzi mi piace molto. Grazie. Poi ragazzi, ai posteri larga sentenza. Se agli altri non piace, non piace. Se piace, sono contentissima e questo mi aiuterebbe, mi spronerebbe a continuare a scrivere appunto storie, storie di donne soprattutto, ma storie di vita vissuta e di vita vera raccontate con, ripeto, con sensibilità e delicatezza. Una sorta di scrittura un pochino poetica, possiamo dire, una Sì. scrittura un tantino aristocratica. Io non so se ci sono riuscita, ma il mio intento sarebbe questo. Ma più che aristocratica direi elegante, perché poi riesce a coinvolgere. Elegante, sì, nel senso che non è una scrittura terra-terra, ecco, in questo senso. Sì, infatti. Volevo rivolgerti due domande anch'io a questo punto. La prima, a proposito di citazioni, abbiamo una bellissima citazione in quarta di copertina, questi versi danteschi. Poi siamo nel settecentenario dalla morte di Dante, quindi più significativo di così. Ecco, ce ne vuoi parlare? Vuoi motivare questa scelta? Va bene, io intanto leggo quello che ho scritto, è una citazione, sì, di Dantesca, perché è tratta dalla Divina Commedia, Purgatorio, e sono praticamente gli ultimi versi. Io non so, non sono brava come la mamma di Lara a recitare, però insomma la citazione sarebbe questa. Io ritornai dalla santissima onda, rifatto sì come piante novelle, rinovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Ora è chiaro che Dante è sempre Dante, è una pietra miliare della nostra letteratura, una pietra fondante della nostra letteratura. E a me piace in modo particolare, e anzi devo dire che io ho un po' il vizio, o il vezzo, dipende da come lo si intende, di inserire citazioni dantesche sui miei libri, perché già l'ho fatto anche un'altra volta. E poi quest'anno, come dici tu, forse è pure importante ricordare che ricorrono i 700 anni dalla morte appunto di Dante Alighieri. Però io questa citazione non l'ho messa per dimostrare la mia erudizione, la mia cultura, io l'ho inserita perché è assolutamente analogica con la storia di Sonia. E quindi ritorniamo alla famosa idea, al famoso concetto della rinascita, che è una rinascita morale. E Dante, che esce dal purgatorio, dopo aver bevuto le acque dell'Eunoe, si sente puro e disposto a salire alle stelle. Ora, Sonia, anche qui non vorrei svelare troppo, troverà un modo per rinascere.
e quindi tutta quella situazione, tutto quel periodo di degradazione anche morale e di disfacimento fisico che lei purtroppo subirà per colpa di altri, lei sarà capace di ribaltarla, di vincere assolutamente questa situazione e troverà il modo, non diciamo come, ma troverà il modo di recuperare quella che era la sua vita, ma anche la sua essenza. Lei vuole ritornare ad essere Partenope, lei vuole rinascere. Grazie. Senti, ce ne hai già un po' parlato in realtà dei tuoi modelli letterari, però ce ne vuoi parlare un po' meglio perché poi. Guarda, allora, avendo insegnato letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, cioè, voglio dire, tutto quello che io ho studiato, o quasi tutto, chiaramente ritengo che sia bello. Certo, poi bisogna anche guardare un pochino al moderno, ma diciamo che. Io sono rimasta, come ho detto prima, molto ancorata ai classici, per cui amo in maniera viscerale Virgilio, l'Eneide, perché è una scrittura incisiva, profonda, ma estremamente delicata ed elegante, come dicevamo prima. Forse quello può essere stato un mio modello anche per le poesie. E per quanto riguarda, però, certamente poi. Tornando agli autori un pochino più moderni, e con te, a prescindere da Virgilio, che è uno dei miei modelli preferiti, certo, poi scendendo verso la situazione letteraria più moderna, Ungaretti, Montale, Quasimodo, dal punto di vista poetico, sono tra i miei autori preferiti. Poi teatro. Edoardo De Filippo, possiamo citare Pirandello, ma Pirandello anche per la narrativa in genere. Certo, poi mi sono andata a rileggere ultimamente i lirici greci perché li avevo un attimino accanto. Io leggo di tutto e mi ristudio tutto in pratica. Poi mi piace, tra gli ultimi mi piace, non lo so, Italo Calvino, Sciascia. Il nome della rosa di Umberto Eco. Poi devo dire che leggo ogni tanto anche dei bei romanzi, come dicevo prima, che risultano o finalisti o vincitori del premio Strega, e devo dire che trovo anche delle cose molto apprezzabili. Quest'anno ho letto Il Colibrì di Sandro Veronesi e l'ho trovato molto originale. Certo, è un po' diverso dalle opere a cui sono abituata, ma bisogna accettare anche il moderno, perché comunque la vita va avanti, la società si evolve e quindi anche la letteratura può cambiare. Ringraziamo sempre la nostra autrice Anna Maria Buonamore e adesso chiederei all'attrice Tiziana Narciso di leggerci una parte, sempre una parte significativa di questo libro, in cui, beh, adesso l'ascolterete direttamente da lei. Prego. C'era un luogo a lei molto caro, il mare di Mergellina, proprio sotto la collina di Posillipo. Un luogo meraviglioso dove l'acqua sembra cantare quando penetra nelle grotte, dove la bellezza delle onde azzurre che baciano il chiarore del cielo fa pensare al paradiso, mentre tutto è armonia di suoni e di colori. Mergellina, celebrata per secoli da pittori e poeti, ricca un tempo di bellissimi coralli, che lambisce Piedigrotta e la riviera di Chiaia. Sonia sapeva che già il Leopardi, innamorato di quella terra, l'aveva citata come esempio di luce e di bellezza nel bellissimo componimento intitolato La Ginestra. Sull'arenoso dorso, a cui riluce di Capri la marina e di Napoli il porto, e Mergellina. Mergellina. A cui fa sfondo l'antichissima rocca normanna di Castel dell'Ovo, dove, ricordava sempre Sonia, si diceva che il grande poeta Virgilio avesse nascosto nei sotterranei un uovo che, se si fosse rotto, avrebbe portato sfortuna alla città.
La donna si fermò in un posto appartato, lontano dal chiasso dei passanti e delle automobili. Rimase lì per un tempo immemorabile a contemplare la bellezza del luogo, le onde del mare che, brillando sotto la luce del sole, le sembrava diventassero lacrime d'argento che si allontanavano verso l'orizzonte. Si rivide e si risentì ancora una volta la fanciulla Partenope che osservava l'orizzonte alla ricerca di una terra su cui fondare una nuova vita con il suo vero amore. Molto poetica questa parte, mi piace in particolar modo. Complimenti alla nostra attrice Tiziana Narciso e all'attrice Anna Maria. Grazie, grazie molto. Ora, non so, vuoi aggiungere qualcosa, Anna Maria? No, io sono molto contenta di questa opportunità che tutti voi date per parlare un po' del mio libro. Ripeto, un libro a cui tengo in modo particolare perché è il mio primo romanzo, anche se io ho tante pubblicazioni all'attivo, come molti sapranno, ho pubblicato 4 libri di poesie, racconti. Hai vinto anche dei premi. Ho avuto vari, sì, molti premi, molte mie poesie o brani sono stati inseriti in antologie, su riviste di letteratura, insomma, voglio dire, però questo è il mio primo romanzo e per me è anche una sfida, perché volevo capire se ne fossi all'altezza. Non è facile organizzare un romanzo, perché bisogna studiare un po' tutte le varie fasi, bisogna parlare in maniera approfondita dei personaggi. Essendo il mio primo romanzo, per me è molto importante, perché voglio capire se posso continuare su questa scia, se l'opera piace, se ho queste capacità, anche se poi, ripeto, non so se sia sentito tante pubblicazioni all'attivo, però questo è il mio primo romanzo e poi a me interessa in modo particolare scandagliare proprio psicologicamente i personaggi. A me interessa la psicologia dei personaggi, che chiaramente poi deve essere supportata da altre situazioni, da eventi, descrizioni, discorsi. A me interessano le persone. Sì. Quindi, più che descrivere un paesaggio fino a se stesso, io posso anche descrivere un paesaggio, ma il paesaggio diventa poi ad un certo punto quasi un paesaggio dell'anima. Sì, sì, è vero, rispecchia lo stato d'animo, ma anche in questo romanzo si vede molto. Sì. E quindi, vabbè, io cerco di fare il mio meglio, poi vorrei capire cosa ne pensano i lettori, perché ripeto, a me interessa capire le persone e dare dei messaggi positivi, in questo caso di speranza, ma quasi sempre di ottimismo e di forza proprio per affrontare le difficoltà della vita. Ce ne sono tanti. Purtroppo sì. Comunque veramente complimenti, perché hai una capacità proprio di trascinare nella storia della protagonista, di coinvolgere le persone quando scrivi. Grazie. E speriamo che tutti la pensino così. Sì. Sicuramente, ma il nostro pubblico ha qualche domanda da rivolgere ad Anna Maria Buonamore? Allora voglio chiedere io una cosa, posso? Prego. Sì. Io volevo sapere così, ho una curiosità proprio da lettrice, no? Riguardo, diciamo, una cosa che mi domando spesso quando leggo i libri. Come, scusate un attimo, c'è un super ritardatario. Quando lei scrive, no, quando ha scritto questo romanzo, aveva già pianificato tutta la storia, oppure si è lasciata un po' guidare anche dal personaggio? No? Ci sono alcuni scrittori che a me hanno detto che la protagonista a certi momenti sembrava che quasi gli suggerisse la storia, no? Prendesse un po' vita propria. In questo caso anche così per Sonia? Io avevo già in mente che cosa dovevo scrivere. Ripeto, alcune parti della storia sono state desunte da quello che ho letto sui giornali, dai social. Cioè, a me interessa molto la condizione femminile. E spesso le donne sono vittime appunto di raggiri,
di tradimenti, per non parlare di cose più gravi, perché lo vediamo continuamente, il problema del femminicidio purtroppo è un problema molto grave, molto, molto serio. Io avevo già in mente che dovevo raccontare la storia di una donna che avesse delle grandi potenzialità e una grande forza interiore, ma che andasse incontro a delle situazioni poco piacevoli. Poi certamente devo dire che nel prosieguo della storia alcune cose, alcune idee mi sono venute strada facendo, quindi io direi un po'. Grazie. Grazie a voi che ci avete ospitato, che siete stati così carini e anche professionali, devo dire. Io vi ricordo che il libro chiaramente è disponibile in libreria e anche, se volete, su Book Dealer lo potete comprare scegliendo la libreria più vicina a voi, se non volete comprarlo da noi. Giusto? C'era anche la possibilità di Cerchiamo. spedirlo dalla vostra libreria, vero? Vogliamo ricordarlo perché mi ricordo che ne avevate parlato di questo. No, per persone che si trovano in altre parti d'Italia, mi avete detto che Ah sì, comunque. possiamo anche spedire, certo, sì, abbiamo il servizio di spedizione con il Corriere, cioè Corriere Espresso. Quindi volendo, certo, basta o telefonarci o scriverci al nostro indirizzo mail. Veramente anche volendo, anche da pochissimi giorni sul nostro sito web che si chiama libreriaequilibrio.it. Grazie mille veramente per questa preziosa opportunità. Ringraziamo ancora la Libreria Equilibri. Grazie. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato perché comunque insomma alla fine ci sono un numero che per le presentazioni in libreria non è così irrilevante, perché sapete che non è una cosa semplicissima, insomma, organizzare le presentazioni e soprattutto la partecipazione, perché poi alla fine sono iniziative così un po' di nicchia, però ho visto che stasera c'è una bella partecipazione, quindi siamo anche felici, insomma, così. E ringrazio anch'io naturalmente perché queste persone si sono interessate a me e al mio libro. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti, ringrazio il professor Maiuri, ringrazio chiaramente Lara Di Carlo, ringrazio la mamma che è molto brava nella recitazione, ringrazio lo staff della libreria Equilibri, ringrazio anche tutti coloro che non vedo ma che hanno in qualche modo partecipato. Grazie ancora. Buonasera e auguri. Buonasera. Buonasera Va bene? Buonasera a tutti. Buonasera a Buonasera. tutti. Grazie, Buonasera. buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera. Buonasera.